che proprio non ci piace. Questa modifica alla Costituzione, come sapete, non è ancora stata approvata definitivamente, si prevede che sarà approvata a metà aprile, con una maggioranza assoluta ma non qualificata, cioè non dei 2/3. In questo caso la Costituzione stessa, all'articolo 138, prevede che si possa chiedere un referendum. Lo possono chiedere 500.000 cittadini, 5 consigli regionali o il 20%, un quinto dei parlamentari. E le tre vie non sono incompatibili. Il comitato che stasera presentiamo qui a Milano ha scelto la strada più impegnativa, quella che fa meglio al popolo, raccogliere mezzo milione di firme per convocare tutti assieme questo appuntamento referendario. Stasera spiegheremo le ragioni essenziali per le quali ci sembra necessario e giusto dire no a questa revisione della Costituzione. Non per spirito di conservazione a oltranza, non per un'esigenza di rivalsa politica nei confronti di un governo in carica, ma per una forma di tutela, di garanzia dei diritti dei cittadini italiani. Questa revisione costituzionale è da leggere e da interpretare insieme alla legge elettorale, il cosiddetto Italicum, che è già stato approvato, ma con una clausola, può essere applicato dal 1 luglio prossimo del 2016. Perché? Perché è stato pensato soltanto dalla Camera dei Deputati, come se la revisione della Costituzione fosse già stata approvata. Procedura semplificata, come piuttosto discutibile, e ce lo dirà l'avvocato Pesostri, anche eletto più di un voto di fiducia sulla legge elettorale, sulle regole fondamentali della nostra democrazia. Quindi gli obiettivi è che alla parte di una la revisione della Costituzione, dall'altra dire di sì alla abrogazione di due punti essenziali di questa legge chiamata Italia. Primo punto, la norma che prevede i capi lista eletti certamente e quindi di nomina dei capi dei partiti. Il secondo punto da abolire con un quesito referendario ad hoc, la norma che prevede il premio di maggioranza giudicato ad norme, in particolare poi l'appaltaggio, dove non è prevista alcuna forma di soglia di votanti e di voti. Quindi l'impasto, il mix di revisione costituzionale e di legge elettorale ci porta in una forma di repubblica diversa. Un partito di minoranza, di netta minoranza, ma vincente al ballottaggio, anche se rappresenta probabilmente meno di 1/3 del corpo elettorale, può prendere la maggioranza assoluta nell'unica Camera che dà la fiducia al governo. Con le conseguenze che vedremo, a cominciare dall'intervento del presidente di anche di Milano Roberto Paci e a seguire con Roberto Celani, e a seguire con l'intervento del professor Paci. Questa è la nostra lotta, questo è il nostro impegno, difficilissimo raccogliere un giorno di firme e far capire a tanti che è un tema centrale che non riguarda i tecnici, riguarda la vita dei cittadini italiani, riguarda tutti questa storia. E poi attraversare il rumore di fondo, di nuovi dibattiti, la disparità di forza mediatica in campo e anche alcune trappole demagogiche messe in campo dal governo, che per esempio vuole trasformare questo referendum in un plebiscito proprio contro il governo, superare, attraversare tutto questo sistema e poi affermare la vittoria dei no al referendum costituzionale e dei sì all'abolizione della legge elettorale. È il compito arduo che ci siamo dati a livello nazionale
ma necessaria. Quindi la proposta, l'appello è quello di provarci tutti quanti insieme. Bene. Intanto buonasera a tutti, credo che se ci mettiamo l'impegno sarà messo da lì piano e quindi ringrazio tutti voi per essere ancora una volta, aver dedicato ancora una volta una serata al dibattito politico, alla partecipazione su temi politici anziché allo zapping televisivo o altre attività. Una persona che devo ringraziare è qui fra di noi, il Basilio Rizzo, Presidente del Consiglio Comunale, perché pochi lo sanno, attraverso l'intervento della Presidenza del Consiglio Comunale che si ottiene la possibilità di realizzare Salavessi. Piero ha detto giusto, è una campagna che sarà una campagna lunga e difficile. Lunga perché cominciamo la raccolta di firme su tutto il territorio nazionale per l'approvazione dell'Italicum il 9 di aprile, almeno dalle ultime informazioni che ho. E immediatamente dopo partiremo con la raccolta delle firme contro la revisione costituzionale, raccolta di firme e poi in qualche maniera arriveremo al voto e quindi alla campagna referendaria vera e propria verso la fine dell'anno, verso novembre. Quindi diciamo che questo impegno sarà un impegno di lunga durata, di lunghissima durata. Battaglia anche molto difficile perché è una battaglia che un po' l'ha spiegato di nuovo Piero, è una battaglia che ci vede impegnati su due fronti, ma soprattutto una battaglia che ci vede impegnati per affermare un concetto dall'inizio deve essere molto chiaro e che i media fanno fatica a far passare. E questo non è un referendum sul governo Renzi, non c'entra nulla. Questo è un referendum che deve scontrarsi due concezioni diverse su quella che deve essere l'evoluzione delle democrazie rappresentative rispetto alla necessità di adattarsi a tempi che sono nuovi. Per alcuni tempi sono principalmente tempi turbolenti e quindi mettono l'accento sulla necessità di rinforzare gli esecutivi per accelerare i tempi del processo decisionale. Per altri, credo la maggior parte di noi fra questi, l'accento va messo sulla complessità delle sfide che dobbiamo affrontare e quindi sulla necessità di ampliare il più possibile la base dei soggetti che intervengono nel formare le decisioni che in qualche maniera determinano il futuro di una comunità, sia essa un piccolo comune, una città grande come Milano o una nazione intera. E questo è un messaggio che farà fatica a far passare perché poi la spettacolarizzazione della lotta politica in qualche maniera porterà delle semplificazioni. L'altro messaggio che dobbiamo far passare è un messaggio altrettanto importante. Questa non è una disputa fra teologi bizantini, dove vediamo costituzionalisti e esperti di legge elettorale nella veste appunto i vecchi teologi bizantini che discutevano il senso degli angeli durante la sede di Costantinopoli. Questa è una disputa su questioni, appunto la legge elettorale e le modalità di composizione e competenze del Senato, che sono questioni centrali per il futuro della nostra democrazia, proprio per le ragioni che ho detto prima. Noi come ci stiamo muovendo? Noi ci stiamo muovendo soprattutto in questa fase preoccupandoci di costituire comitati, comitati che poi si dovranno occupare, in primissima battuta della raccolta delle firme, a livello territoriale. E quando dico a livello territoriale dico le nuove zone del decentramento milanese e i comuni della provincia, ovvero i comuni dell'area metropolitana, anche se per adesso stiamo lavorando soprattutto cercando di avere dei coordinamenti sul livello sovracomunale, più o meno sovrapposti, ma non è proprio così, alle aree omogenee della nuova città metropolitana. Io speravo di poter comunicare già oggi quelli che sono i comitati che sono già formati, in realtà è una comunicazione che avremo fatto sul giorno, perché ovviamente questo è uno sforzo importante e richiede tempo. Devo dire che ringrazio anche da questo punto di vista che è stata una delle prime grandi organizzazioni di massa che ha deciso di appoggiare questa campagna e che in qualche maniera in questo momento è la spina dorsale della nostra organizzazione, oltre a rappresentare un elemento di equilibrio dal punto di vista politico per far fare
messaggio di rilancio, non possiamo pensare che il peso di questa campagna gravi soltanto sulle spalle delle organizzazioni di massa, delle forze politiche o di altri soggetti organizzati. Questa o è una campagna di popolo e allora vince, o non è una campagna di popolo e allora perderà orgogliosamente. E allora il messaggio che devo lanciare a tutti voi, a tutti e a tutti, è quello di impegnarsi prima persona, non necessariamente per organizzare momenti di altissimo confronto politico, vale anche la pena di organizzare momenti che sono anche momenti di aggregazione, attraverso i quali ci si incontra, ci si conosce, ci si riconosce, poi ci si in qualche maniera organizza per combattere questa battaglia. Una volta si sarebbe detto casa per casa, strada per strada, se non erro. Ecco, questo è il senso che noi dobbiamo dare a questa attività organizzativa che stiamo facendo. Se riusciamo a fare questo lavoro, allora probabilmente i risultati arriveranno. Molti probabilmente non hanno tutto questo tipo di caratteristica politica. Io dico che non sono qui a vendere indulgenze perché non è il nostro mestiere, però una campagna come questa ha sicuramente bisogno di essere sostenuta anche finanziariamente. È già possibile sin da ora inviare denaro al coordinamento nazionale per l'Unione, ai comitati di referendari nazionali, attraverso il sito internet. Devo dire che ci attrezzeremo anche noi qui a Milano per fare esattamente la stessa cosa, perché ho ovviamente un grande piacere che le casse dei due comitati di referendari nazionali fossero piene, ma ovviamente dobbiamo cercare di riempire anche quella dei comitati milanesi. E quindi questo è l'altro messaggio che vi do, questa sarà una volta estremamente importante, riuscire a finanziare questa campagna sarà estremamente importante, anche per dare una comunicazione corretta. Questo è il messaggio che mi sentivo di lanciare. Da oggi in avanti lavoriamo pancia a terra per assicurare il successo non soltanto organizzativo ma anche politico e culturale di questa grande battaglia. Mi è stato chiesto di fare una comunicazione di servizio e la faccio. Fuori in realtà è possibile affermare alcune cose, tra cui la raccolta di firme che sta facendo possibile, se non erro, che è relativa alla legge regionale sul pensamento biologico. Per cui in realtà, questo forse tra le linee che mi permette di lanciare un altro segnale, molte altre battaglie si interesseranno con questa. Non necessariamente sempre e dappertutto, ma molte altre battaglie si interesseranno con questa. Penso che stasera cominceremo già a parlare, perché come sapete vi faremo una storia durante i molti anni. Quindi buonasera, buon lavoro a tutti quanti. Democratica,
dove il lavoratore per primi fosse riconosciuto il ruolo di protagonisti della nuova società, che si erano conquistati partecipando ai grandi scioperi del marzo 1943 e del marzo 1944 per la pace e contro il nazifascismo. Lo stesso giorno in cui il voto popolare decretava la fine della monarchia, fu eletta l'Assemblea Costituente, i cui componenti di altissimo livello, che provenivano dalla stessa resistenza, furono eletti direttamente dagli uomini e dalle donne che si erano conquistati il diritto di voto con la loro partecipazione alla resistenza. Quest'anno ricorre il 70° anniversario del voto alle donne, che è secondo noi una data da celebrare con una grande solennità. L'Assemblea Costituente venne investita del compito di dare allo Stato italiano, sotto dalle rovine di quello fascista, una nuova carta costituzionale. La Costituzione dunque è nata dalla Resistenza, e Piero Calamandrei definiva la Costituzione con una bellissima frase, come resistenza tradotta in formule giuridiche, e la resistenza è il fondamento storico dello Stato nel quale viviamo, della Repubblica, della democrazia nel nostro Paese. Molti articoli della Costituzione, sottolineava Alessandro Galante Carrone, rivelano la preoccupazione sentita dai costituenti di non ricadere negli errori e nelle vergogne del recente passato, di predisporre le condizioni di difesa, ma nella Costituzione appare anche la volontà, l'impegno di trasformare il presente, di camminare in una certa direzione e in un senso nell'altro, come polemica contro il passato e come impegno per l'avvenire, la Costituzione è nata dalla Resistenza, la quale, nelle sue ispirazioni, non si propose soltanto di abbattere un regime, ma ebbe la mira un nuovo Stato, una nuova società. E la nostra è una Costituzione profondamente antifascista. In ogni suo articolo esprime principi in contrasto non solo col fascismo in camicia nera, che si sta pericolosamente ripresentando anche nella nostra città, offendendo Milano, città medaglia d'oro della Resistenza, ma in contrasto con tutti i fascismi e gli autoritarismi comunque che si presentano. In un recente documento della Banca d'Affari Morgan vengono indicati elementi per la soluzione dei problemi europei. Uno Stato che funzioni come un'azienda basta con la divisione dei poteri, con le costituzioni antifasciste, basta con le protezioni del lavoro. In tempi più lontani, Willy Brandt suggeriva di correggere la democrazia osando più di democrazia, e questo è quello che dobbiamo fare. Secondo la Morgan, invece, il buon funzionamento dell'economia non è un mezzo attraverso cui si cerca di migliorare il benessere collettivo, ma il fine di perseguire, da perseguire a costo di sfacciare le garanzie e i diritti di uno Stato democratico. Nel progetto di revisione costituzionale vorrei fare una prima osservazione, che spesso viene dimenticata o rimossa, e che le eventuali revisioni costituzionali sarebbero fatte da un Parlamento di non eletti, ma di designati dei partiti, grazie ad una legge elettorale dichiarata incostituzionale. Credo che questo sia uno dei punti fondamentali. Alla riforma del Senato, ridotto per mancanza di una vera elettività e di significative funzioni ad un rango accessorio di influente, si aggiunge una legge elettorale che conferisce un eccessivo premio di maggioranza alla lista che ottiene il 40% dei voti e che prevede una platea con troppi nominati, contrariamente a quanto invocato dalla stessa Corte Costituzionale. L'intreccio, secondo l'ANPI, tra la revisione costituzionale di Italico, che prevede in caso di ballottaggio
di assegnare il premio di maggioranza alla lista più votata, indipendentemente dalla percentuale di voti raggiunta, verrebbe a concentrare il potere sull'esecutivo, conferendo al presunto vincitore la possibilità, senza neppure l'ostacolo del Senato, di governare senza problemi. Una soluzione fortemente contrastata dall'ANPI, perché così facendo si ridurrebbero gli spazi di democrazia, si inciderebbe fortemente sulla rappresentanza dei cittadini, si sviglierebbe il ruolo di quel Senato che in molti paesi è addirittura la Camera più alta, quella più prestigiosa, dotata di maggiori competenze anche sul piano culturale e scientifico. I problemi che abbiamo di fronte sono difficili e complessi, richiedono impegno, rispetto delle regole dell'impalcatura costituzionale, fondata sull'equilibrio e la divisione dei tre poteri, esecutivo, legislativo e giudiziario, che sono la base della democrazia repubblicana. Concezione questa ereditata dall'illuminismo francese e dal pensiero di Montesquieu. Non si può pensare di superare la gravissima crisi recessiva che investe il nostro Paese stravolgendo l'impalcatura fondamentale della Costituzione repubblicana. Per cambiare il Paese non si può pensare di modernizzare, tra virgolette, la Costituzione, o meglio di stravolgerla. Il Paese non si cambia a una sola condizione, attuando e applicando la Costituzione repubblicana nata dalla Resistenza, nei suoi principi e nei suoi valori, a cominciare dall'articolo 1 che recita: l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Un'intervista rilasciata il 19 gennaio 1986 al quotidiano La Repubblica, il compianto cardinale Carlo Maria Martini manifestava sin da allora le sue profonde preoccupazioni per il destino dell'Italia e diceva: l'impulso ad affidarsi a uomini della provvidenza affiora sempre nei passaggi difficili della storia. Quando le situazioni appaiono troppo complesse, si vorrebbe qualcuno che quasi magicamente tirasse fuori la soluzione. In realtà occorre la pazienza di affrontare i passaggi difficili utilizzando tutte le persone competenti. Siamo chiamati con una battaglia referendaria non facile, nella quale dovremo contrastare il richiamo, contenuto nello stesso disegno di legge governativo, alla necessità di tagliare la politica, riducendo il numero dei senatori a 100, in una situazione in cui il distacco dai cittadini e dalla cosa pubblica per gli ormai quotidiani episodi di corruzione si sta sempre più accentuando. L'ANPI ha deciso nella sua riunione del 21 gennaio 2016, con una maggioranza schiacciante, di aderire al Comitato per il No alla riforma del Senato e al Comitato per il Sì sui quesiti referendari per correggere la legge elettorale. Abbiamo precisato in quell'occasione che i comitati per il no non dovranno porre la questione, come si diceva prima, in termini politici, partitici, per non essere travolti in una sorta di plebiscito antigovernativo, ma evidenziare unicamente la questione della difesa della Costituzione repubblicana, che è il nostro obiettivo prioritario. Concludo con una frase di Oscar Luigi Scalfaro, che aveva nel 2006 si è messo alla testa della difesa del Comitato di Difesa per la Costituzione. Scalfaro, nel suo bellissimo libro La mia Costituzione, così osservava: la mia convinzione è che ogni cittadino è garante della Costituzione, e se ognuno sente di essere garante, allora la garanzia diventa forte, marcata. Appena ci sono sintomi di fatti e comportamenti che turbano norme e principi, ciascuno deve sentire il dovere di muoversi. Il problema è il referendum, è l'unica ipotesi di democrazia diretta in cui il popolo esercita la sua sovranità. Ma quante volte si va a votare con approssimazione?
Nel caso di referendum costituzionale, questo è il suo monito, il rischio è enorme. Il voto anche su un solo punto della Costituzione non tolga slogan pubblicitari o elettorali. Attenzione dunque, mille volte attenzione quando si vota la Costituzione. E una Costituzione sbagliata compromette l'oggi e il domani. Bisogna pensare ed essere veri responsabili quando sono in gioco le regole. Nessuno può stare a casa a dormire come se la cosa riguardasse tutti. Su questo terreno nei prossimi mesi saremo dunque chiamati ad un compito che dovremo assolvere con tutta la nostra passione.